Scandalo in Calabria con un sacerdote finito sotto indagine nell'ambito dell'inchiesta ducale coordinata dalla DDA di Reggio Calabria. Il sacerdote in questione è Antonio Foderaro, 61 anni, incaricato diocesano per l'informatica e direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. L'inchiesta, condotta dai carabinieri del ROS e coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, riguarda presunti intrecci tra politica e 'ndrangheta, con l'obiettivo di gestire il potere e ottenere vantaggi nella pubblica amministrazione. Il sacerdote, che è anche decano della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, è indagato per scambio elettorale politico-mafioso. Secondo le indagini, Foderaro avrebbe avuto rapporti con Daniel Barillà, un altro indagato nell'inchiesta, che avrebbe chiesto al sacerdote di indirizzare consensi elettorali verso Giuseppe Neri, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, anche lui coinvolto nelle indagini. Intercettazioni raccolte dai carabinieri confermerebbero questi contatti, legati in particolare alle elezioni regionali e amministrative del 2020. Inoltre, poco prima delle elezioni amministrative del 2020, Barillà avrebbe organizzato un incontro tra il sacerdote e il sindaco di Reggio Calabria Falco Matà, anch'egli indagato nell'inchiesta ducale. Un caso che scuote la diocesi e l'intera regione, portando alla luce presunti legami pericolosi tra istituzioni religiose e criminalità organizzata. Le indagini sono in corso e il quadro si fa sempre più complesso.